Questa è una delle aziende più grosse della Calabria, sicuramente una fra le più energivore, sì. Ed è un bel guaio in questo momento essere energivori. Abbiamo un maggior costo totale soltanto per il mese di dicembre di 1.119.000 euro. Noi avremmo dovuto pagare soltanto 493.000 euro, invece andiamo a pagare 1.600.000. Nel mese di dicembre? Solo il mese di dicembre. Se stimiamo questi prezzi per tutto il 2022, sono oltre 14 milioni di euro in più. Diciamo che adesso tutto quello che si vede è destinato ai bonus edilizia, no? Fondamentalmente. Esatto, tutto, sì, il materiale. Diciamo che tutto... Sono tutti infissi questi. Esatto. E dopo i bonus vi restano le bollette più care e basta, insomma. Probabilmente sì. Parlando di gas invece, di metano? Oltre 800.000 euro, anziché 119.000 euro, quindi 10 volte in più. Molti imprenditori, diciamo, del nostro distretto industriale stanno passando al GPL per sopperire a questo aumento vertiginoso del metano. Lavorando con il GPL, il costo del gas è aumentato soltanto del doppio. Se fosse stato invece... E di questi tempi metano, una buona notizia. E di questi tempi addirittura una buona notizia. In Calabria siamo comunque una regione col 44% di disoccupazione giovanile e devo dire che il 2021 avevamo grande fiducia. Sembrava veramente che si potesse ricominciare a crescere, ad assumere. Cioè arriva la bolletta e lei dice, oh, voleva assumere un ragazzo, non lo assumo più? È più difficile pensare di investire sul futuro. Questi sono gli investimenti che aveva previsto. Sì, gli investimenti delle attrezzature, ma la friggitrice è 15 kW, ma non è, cioè, e quindi ha sospeso l'investimento. Assolutamente. La prima bolletta che mi è arrivata da 7.000 a 22.000. Chiediamo al governo di subito un credito d'imposta. Io devo pagare IVA, sono 50.000 euro di IVA. Quantomeno su quest'IVA io potrei scaricare questa sovrafatturazione. Allora, l'impresa. Un disastro perché questo caro energia, la carenza di energia, caro materiali, caro energia, carenza di materiali, tutto abbiamo, adesso siamo concentrati sul caro energia. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, dove su 220 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 108 sono di competenza del mondo delle costruzioni, dalla grande infrastruttura alla più piccola, con questi aumenti dei prezzi le imprese sono seriamente preoccupate. Rischiamo veramente di non farlo, perché tutte le quantificazioni delle opere infrastrutturali fatte ormai non sono più sufficienti. Stiamo vedendo i prezzari di RFI, ANAS, aumentati del 20% e pertanto dobbiamo necessariamente trovare una norma revisionale che metta in salvaguardia le imprese, perché oggi le imprese con queste oscillazioni, che non sono riconducibili a un mero rischio di impresa, non ci può essere un'impresa che mette nel suo business un rischio del genere, e rischiamo davvero di non fare le opere e di far fallire le imprese che stanno eseguendo le opere infrastrutturali, e questo è un grandissimo problema.